Va ora in onda Movie Time. Ascolta Movie Time, la magia del cinema con Vincent ed Harry Potter. Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Ascoltate Movie Time. Sarà il biglietto per la genialità. Non lo troveremo mai quel pletto. Tu sì. La magia del cinema con Vincent. Viva il cinema. Andate al cinema. Qui è sempre Kay Billy, col super sound degli anni 70. Ogni sabato dalle ore 16. Vincenzo, io ti ammazzerò. Come? Sei troppo stupido per vivere. Va bene. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché... Ricordati che devi morire. Perché non sai decidere. No, non me la segno, bro. Non mi preoccupare. Sì! Può fare! Cosa si può fare? Non scherziamo. Morto di giornata. Ma è un malocchio questo. E questo no. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Già, di brutto, piove, c'è il diluvio. Che riguarda me è la conservazione della vita. Lupo uno là e castello uno lì. Dai vita alla mia creatura! Dai vita! La sua creatura in teoria dovrei essere io. Io sono Frau Blücher. Questo è Danilo, eh? Sembra proprio un bravo ragazzo. Ciao, Vincent. Vincent, ricordati che la prima impressione è tutto. Ciao, Vincent. Perché non mostrate a Vincent la sala proiezioni? Non mangia, guance rosse, aria sconvolta. O questa ragazza si è follemente innamorata di qualcuno oppure è stata puntata da una zecca. Il suo nome è Vincent. Si è innamorata di una zecca che si chiama Vincent. È un ragazzo carinissimo della mia scuola. Ha ragione. Stupendo. Lo so. Troppo bello per una come me. Ci mancherebbe. Hai detto bene. Vincent è fantastico. In un film di Bollywood prenderebbe la ragazza, la sorella e la bellezza di quattro capri come dote. Vincent è un bravo ragazzo. Mi ha fatto avere un nuovo armadietto lontano dal bagno dei maschi. Tipico dei ragazzi come lui. All'inizio sono romantici, ti dicono belle parole, ti regalano fiori e aumentano la distanza tra te e i bagni. Ma ti assicuro che ha una cattiva influenza su di te. Vincent è la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita. Di addio a Vincent. Addio, Vincent. No, ma non così. E attento, ti tengo d'occhio, ragazzo. Non puoi impedirmi di vedere Vincent. Almeno qualcuna che riconosce che Vincent è un bravo ragazzo. No, perché io sostengo sempre una cosa, no? È la mia storia che me lo insegna. Che io sono un po' come New York, no? Avete presente New York? Quando uno ha la possibilità di andare in quella meravigliosa città, o gli piace o non gli piace, o la ama o la odia. È la stessa cosa che accade quando una persona incontra Vincent. O gli sto sulle balle oppure mi ama e non ci posso fare niente. Per esempio Jessica è una di quelle che è follemente innamorata di Vincent. Ma anch'io, Jessica, ti amo, tesoro. Oh, ma buon pomeriggio, buonasera anche, visto che c'è la notte su Milano, capitale del cinema, in Movie Time, insomma, in diretta dalle frequenze di Radio Padania Libera, dalle 16 fino alle 17, a tenervi compagnia questi, diciamo, 45 minuti, insomma, in leggerezza, un po' in allegria, dai, perché cosa dobbiamo fare? Adesso io sto pensando a quello che è accaduto questa settimana. Se uno da un altro pianeta, cioè non so, penso sempre agli alieni, ai marziani, per puro caso, no? Puntava l'occhio sul governo a Roma, cioè vedeva che non, c'era più che altro un ring, cioè facevano una lotta di wrestling, più che discutere del futuro di questo povero stivale calpestato da tutti. Io insisto sempre, dico, va bene, ho chiesto a Obama di invadere l'Italia per diventare poi cittadini americani e non mi ascolta. Ho chiesto ai cittadini svizzeri, ma a quelli, se non hai un bel gruzzolo in tasca, non gliene frega niente di invadere l'Italia e diventare, che ne so, stato svizzero. E quindi ci dobbiamo un po' così arrampicare. Che ci dobbiamo fare? Poi quando venga a sapere che vai al supermercato, come alla povera sventurata amica di
Danilo Caravacchi, saluto, che è qui con noi. Ciao, ciao Vincent, ciao ai nostri ascoltatori. Vengo a sapere che va a fare la spesa con una sua amica e nel giro di 3 secondi, il tempo di girarsi, scegliere le cipolle, quelle più economiche, tac, gli hanno fregato la borsetta. E beh, allora vuol dire che veramente non siamo alla frutta, ma di più... La frutta purtroppo se la sono rubata i ladri, no. Poi come l'ha pagata la roba, la spesa? No, aveva fortunatamente le carte, ce le aveva con lei dietro, non nella borsa, quindi almeno quello. Mannaggia se mi capitava sotto tiro. Lo so, se capitava a te, guarda, riportavano la borsa con la mano attaccata. Con la mano attaccata. è così. Comunque, ce ne sono, ci sono. Adesso vi dirò anche una notizia che ho trovato in rete molto curiosa a proposito del fisco. Ma prima invece vorrei salutare una bellissima ragazza che è venuta qua sul nostro set cinematografico. È venuta a trovarci una splendida fanciulla. Lei si chiama Epis Federica. Ciao Federica. Ciao Vincent, ciao a tutti gli ascoltatori. Lei è un po' timida, amici di Radio Padania. Amiche di Radio Padania, perché giustamente lei non dice: ma io non conosco niente di cinema. Ma questo non è solo un programma cinematografico di informazioni, certo, quella è la nostra mission, ma è, diciamo, un contenitore, un content aggregator, un contenitore di informazioni, no? E che, insomma, noi frulliamo tutto in questo mega pentolone da vecchie streghe, come siamo io e Danilo. E quindi, insomma, poi alla fine ci sta benissimo, no? Abbiamo il libro degli incantesimi. Poi devo dire che io sono un po' geloso, perché ultimamente Danilo è affiancato da belle ragazze. Io invece come un pirla da questa parte a fare il carciofo. Vabbè, cioè, vedi un po' com'è la vita. No, sai che mi assomigli molto a Luc Besson, secondo me, con questo... Luc Besson il regista. Guarda, ai tempi di quando era sposato con Mila Jovovich, magari ti avrei potuto dare retta. Perché lui è stato il marito di una splendida Mila Jovovich, vi ricordate? Certo. Ecco. O anche il Christophe Lambert. No, Christopher Lambert e biadesivo, no. Quello no. Bene. Oh. Anche nei primi film, Subway, va bene. Sì, va bene. In ogni caso, vedete Danilo come si sveglia da corifeo? È perché nel caffè gli mette una pastiglia di Viagra, e per questo lui è così poi. In ogni caso, siamo in un periodo comunque, portiamoci avanti, perché tra poco ci sarà la dichiarazione dei redditi, un po' di... insomma, già abbiamo pagato la mini IMU. No, non fatemi parlare perché c'ho il dente avvelenato. Vabbè, ho pagato un sacco di soldi per 50 metri quadrati di appartamento qua su Milano. Vabbè, chiudiamola qua. No, volevo dire che a differenza del governo inglese, dove lì sono più tolleranti, cioè nel fatto di trovare una giustificazione perché non ho potuto pagare, una scadenza, no? E allora hanno stilato una classifica. La cosa curiosa è che, per esempio, un imprenditore inglese ha ritardato a pagare, insomma, una cartella esattoriale con la scusa dicendo che era troppo dispiaciuto perché, insomma, era caduto in depressione perché aveva perso il pesciolino rosso, cioè gli era morto. E quindi per il fisco inglese questa cosa, insomma, può essere una buona giustificazione per pagare in ritardo. E hanno stilato una classifica, no? Quindi il primo posto c'è il pesciolino rosso morto, sempre di questo imprenditore edile in questo caso. Invece un altro, al secondo posto c'è: ho litigato con una mucca, un agricoltore. È una giustificazione. Poi dopo aver visto invece la notizia di un'eruzione vulcanica, non riuscivo a concentrarmi su nient'altro. Questa era una donna. Di Londra, questa è un'altra delle giustificazioni plausibili. Oppure c'è, cioè, sempre in questa speciale classifica: mia moglie non mi ha dato la posta, un imprenditore. Oppure un'altra: mio marito mi aveva detto che la scadenza era il 31 marzo e io gli ho creduto, una parrucchiera, la scadenza vera era poi in realtà il 31 gennaio, cioè, quindi vabbè. Oppure sono troppo impegnato con il tour del mio spettacolo, in questo caso era un regista teatrale, e quindi è credibile. Oppure ho il mal di schiena e quindi mi impedisce di andare al piano di sopra. E la mia dichiarazione dei redditi è lì. Questo è un tassista che lo dichiara. Oppure sono stato tutto il tempo in crociera in barca e leggevo solo la posta quando ero a terra, per esempio. Vuoi leggere la posta sul mare? Problemi. Si bagnava, no? Quindi, insomma, poi la nostra azienda, per esempio, non fa sostanzialmente nulla. Niente. Quindi la dichiarazione esistono così. Così a caso. Oppure sono stato troppo impegnato ad inviare le dichiarazioni dei redditi dei miei clienti un commercialista per non presentare la mia. Cioè, funziona così, no? Ma vi rendete conto? Però lì ci credono, perché io sono a Londra. In Italia col fischio che ci credono. Nessuno ha detto l'invasione di cavalletti. Quelli dobbiamo tornare a 2000 anni fa. 2000 anni fa. No, ancora prima di 2000 c'era Mosè. Scusami. Non parliamo di quelle cose di periodo biblico, perché col diluvio universale
che ultimamente te l'ho detto, si sente il carpentiere, allora, di Mosè che sta facciamo una cosa, ascoltiamoci un po' di bella musica, perché Movie Time è la magia del cinema, non è solo cinema, è anche novità musicali in compagnia di una splendida, bellissima Federica che arriva da Orzi Nuovi e dopo ci racconta quanto ci ha messo ad arrivare. Movie Time è la magia del cinema, rimanete con noi, alzate il volume. Sono mancato. Anche voi. In aria qualcosa. L'ho già fatto. Non voglio dire che il mondo goda del suo periodo più lungo di pace ininterrotta dopo anni grazie a me. Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Che anno siamo, Danilo? 1970. Ma no, siamo nel 2014. 1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970. 1970. Ma qualcuno gliel'ha detto che siamo nel 2014 e non nel 1977, è spagnola, si sente, sì, no? vabbè, novità musicale. Sì. Anna Tijoux, si chiama così, Tijoux. Insomma. Tijoux, Tijoux, con l'accento sulla U, perché è importante, eh? Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Padania, ma anche nemici, perché il modo migliore per sconfiggere un nemico è farselo amico. E quindi hai risolto i problemi della tua vita. Buon pomeriggio a Epis Federica, che allora... Amici di Radio Padania, io lo sto scoprendo adesso perché è passata a trovarci, ma io non è che la conoscevo, sto conoscendola adesso che ce la troviamo qua nello studio. È più conosciuta lei del Papa. È vero. Vi giuro. Testimonio. Già sono arrivati i messaggi per Federica, i conduttori che si sono avvicinati prima conoscono Federica, Giovanni Poli conosce Federica. È vero. Ma porca miseria, ma chi sei Federica? Ti manda Piccone? No, non credo. No, non mi manda Piccone, però. Allora, facciamo una bella cosa. Impariamo un po' a conoscere Federica, perché ho una scheda di Federica. Allora, vediamo chi è Federica Epis. Perché intanto lei si presenta come una studentessa. Studia all'Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Parma, Liceo Scientifico Pascal, quindi Milano, Parma, Orzi Nuovi. In più, lavora
hai un flusso canalizzatore per caso, o come fai ad essere in più parti nello stesso momento? I giorni sono 7, non lo so, dormi? Ma sei andato in ordine cronologico, però a ritroso, dai, sei partito dal liceo Orzinuovi. Cioè, ma che ne so, io vedo qua la tua scheda, no? Chiaramente, come fai a fare, ad essere in 3 posti diversi contemporaneamente, più un lavoro sono 4? Vabbè, diciamo anche, per sua fortuna, classe 1984, si può dire. Sapete qual è il motto di Federica? Lunga vita ai ribelli. Oh, ci piace questa cosa qua. Poi ho scoperto anche che, stranamente, adesso ce lo racconta lei, ho trovato nel tuo profilo, ho trovato che, per esempio, ti piace il Don Chisciotte, hai letto l'Iliade, la Bibbia, i Promessi Sposi, l'Amleto, Sogno di una notte di mezz'estate, Il Mercante di Venezia, il Macbeth, in 3 di questi ci ho recitato, Il Ritratto di Dorian Gray, ho fatto anche lì un lavoro su Dorian Gray, L'Odissea. La Madonna, Federica, ma non è che sei un'attrice mancata per caso? No, un'attrice no. Tu hai spulciato il mio profilo di Facebook. Eh beh, scusa, se no, ho chiesto all'FBI, ecco, veramente. Io sono una buona lettrice, però un po' su Facebook si mente, dai. Qualche mi piace di troppo l'ho aggiunto. Ah sì? No, beh, insomma. Danilo, Federica abita ad Orzinuovi. Cosa abbiamo scoperto noi su Orzinuovi? Tante notizie interessanti che riguardano questa cittadina. Ricordiamo, in provincia di Brescia, una delle ultime province a ovest di Brescia, è stata fondata nel XII secolo. Sull'origine del nome, il toponimo, ci sono diverse idee, potrebbe venire dalla parola, dal vaso orcio, o anche ci sono altre idee, insomma, su quale possa essere l'origine. Ricordiamo una cosa interessante, che è una cittadina dove nella chiesa parrocchiale non c'è il campanile, perché ahimè era pericolante, insomma, e quindi è stato abbattuto negli anni 70, e c'è un centro sanitario dove si pratica la crioterapia. In compenso c'è una cosa molto interessante: visto che non abbiamo il campanile da qualche tempo, abbiamo appunto delle campane in piazza sul sagrato della chiesa, perfetto, e viene una scuola a suonare le campane, e vai col concerto, e vai. Non è così gradevole come sentire dall'alto. No, lo so, ne so qualcosa. Ne so qualcosa. Decibel un po' di troppo, però insomma, ecco, dai, in questa ricerca storica non hai trovato per caso Epis Federica anche lì? No? No, però magari, sai, potrebbe essere la reincarnazione di qualche personaggio storico che ha animato la vita della città. Allora, insomma. Federica, come si sta a Brescia? Sì. Intanto, poi, la cosa bella che non ho detto subito è che lei è una sorella milanista, quindi abbracciamo la sorella di Fede milanista, e tra altre cose è tifosa anche del Brescia. Grazie. Che sono gemellati con noi del Milan, certo, quindi c'ha tutte le carte in regola per essere qui in Movie Time, la magia del cinema. Federica, come si vive ad Orzinuovi? Benissimo, sicuramente. Raccontaci, sì. Che cosa si fa la sera, per esempio? Noi abbiamo una piazza carina dove la sera ci si riunisce, si scambiano 4 chiacchiere, si beve qualche cosa insieme. Poi d'estate andiamo al fiume. Vi conoscete tutti? Quasi, dai. Quasi tutti? Quasi. Immagino che ti stiano ascoltando in questo momento. Spero proprio di sì, perché l'ho scritto anche su Facebook prima che sarei venuta in radio. E allora, Federica, tu devi sapere che in un minuto tu devi sostenere il nostro test per capire il tuo livello culturale cinematografico. Devi rispondere a 3 semplici domande. Tu senti quello che noi abbiamo preparato per te, no? Perché se tu pensi di sapere tutto sul cinema, no, magari no, ti vanti pure con gli amici, insomma, che la sai tutta sugli attori di Hollywood, noi ti mettiamo alla prova. E allora, la prima domanda è: quanti bicchieri erano presenti sul Titanic? 100.000, 1 miliardo, Sì, vabbè. Ok. Domanda numero 2: quante persone erano presenti alla prima di Via col Vento nel cinema di Via Libertà di Palermo? 123 persone. Allora, c'erano io, Totò, la zia di Totò, Ciccio è venuto però nel secondo tempo. È una domanda trabocchetto. Non era ancora stato inventato il cinema quando è uscito Via col Vento? La prima, 100.000. Va bene, 123 persone. Ah, okay. Qual era lo stipendio medio del tecnico delle luci sul set di Eccebombo di Nanni Moretti? Dai 40.000 ai 50.000 euro, 100 pacchi di sigarette, nulla, non c'era luce nel film, del film Eccebombo di Nanni Moretti. No, visto per come funzionano le cose in questo paese, propenderei per un bel po' di migliaia di euro.
Bene, allora poi di che colore invece era il laccio della scarpa destra di Brad Pitt in Ocean Eleven? Allora, non ne aveva, aveva le scarpe con lo strappo e le lucciuchine che si accendevano quando camminava, era sempre a piedi nudi, per questo odorava in giro. Color terra brutta. Si lavi, infatti. Fammi fare il quiz. Lo so, lo dice l'Angelina Jolie, ne abbiamo parlato qualche puntata scorsa. Infatti. Era sempre a piedi nudi, terra bruciata, tendente al verde giallo, canarino d'Oriente. Canarino d'Oriente, terra bruciata. Perfetto, essendo uno zarro sicuramente è andata così. Quante persone, voglio il numero esatto, hanno realmente capito il discorso dell'architetto in Matrix 3? L'attore e la mamma dell'attore? Contando gli scrittori, sceneggiatori, attori e comparse, nessuno. Solo George Clooney, anche se non era nel film. Solo George Clooney. Perfetto. Quanto trucco aveva invece Angelina Jolie, la moglie di Brad Pitt, in Tomb Raider? 3, 30, 300, non nel film però. 3. E se la ride. Che domande difficili mi fai? Abbiamo 20 secondi. Quanti litri di sangue si vendono in una serie, per esempio, di Saw l'enigmista? Ve lo ricordate, quello che fa pezzi le persone? Tecnicamente ketchup, all'incirca tanti da eguagliare l'Oceano Atlantico. Solo 3. È sempre lo stesso che viene riciclato più volte. Tanti da eguagliare l'Oceano Atlantico. E per finire, la domanda più difficile di tutti: quanto vale in sesterzi romani il prezzo di un biglietto del cinema? 26 sesterzi, sesterzi non sbattiamo, più o meno quanto la benzina oggi. Sesterzi non sbattiamo. Dopo ti dico la soluzione che è venuta fuori, perché ti dà il risultato finale. Movie Time, la magia del cinema. I play my lonely song just like an old man. I play to get along, I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh, oh. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à 2 on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the ghost in men. Diciamo che questa è una delle canzoni che mette d'accordo sia me che Danilo, perché lui è filo francese, sì. E infatti c'è il tipo che canta in francese. Io invece sono più per la lingua inglese, perché evidentemente è così. Troviamo una sintesi. E poi questo canzone. Così, questa tendenza country, ci piace. Movie Time. Piace, bello, jak się macie? Mio nome è Boris. E ascolta Movie Time, come ho visto questa signora
con la mutanda strana, tutti i giorni, io non so quando va in onda, questo è un po' morto di fame. Sentitelo, fanno a fare, quando senti voce, tu sentilo in qualche modo, se no cambia. Tu non sei uno qualunque. Un giorno dovrai fare una scelta. Dovrai decidere che tipo di uomo vuoi diventare da adulto. Chiunque sarà quell'uomo, buono o cattivo, è destinato a cambiare il mondo. Tu darai alla gente un ideale al quale ispirarsi. Correranno con te, vacilleranno, cadranno. Ma col tempo saranno accanto a te nella luce. Col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. La storia predilige le leggende agli uomini. Predilige la nobiltà alla brutalità. Discorsi elevati a imprese modeste. La storia ricorda la battaglia, dimenticando il sangue versato. Ad ogni modo la storia si ricorderà di me. Ricorderà solamente parte della verità. Combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Prima che questa battaglia sia finita, il mondo saprà che pochi tennero testa a molti. Diventa uno di noi. Il più forte mangia il più debole e nessuno muove un dito. È solo onore. Le leggi di questa terra hanno reso il popolo schiavo del suo re. Date potere a ogni uomo e acquisterete forza. Ribellarsi e ribellarsi ancora finché gli agnelli diverranno leoni. Mettiamo un bel sorriso su questa faccia. Movie Time. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. Prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Go to die kill! Andate a morire a mazzetti! Movie Time, la magia del cinema, buon pomeriggio, la frequenza è sempre quella giusta, se state facendo zapping fermatevi, in studio con noi sul nostro set cinematografico Danilo Caravà. Grazie. E Epis Federica, insomma, veramente Epis, adesso tu ci devi Epis, il per cognome, la chiamo perché ha un cognome particolare. È carino, sì, ti rimane in mente, Epis, ora tu ci devi spiegare perché tu sei così conosciuta. Perché faccio tante cose e ecco. Si vede che la gente si diverte a fare queste cose con me. Fai tante cose all'interno del movimento, allora immagino. Sì, sì, con i giovani, con i meno giovani, con quelli che erano giovani una volta. E... Ah, a proposito, adesso tra l'altro, visto che me la fai venire in mente, mi piacerebbe salutare una persona molto speciale. L'uomo dai 10.000 chilometri al mese. E lui sa benissimo di chi stiamo parlando. Smack! Mamma mia, ragazzi, da pelle d'oca, chi ha orecchie per intendere, intenda. Occhio a non sbattere, però, occhio non sorprendere. Oh, piano in macchina, ma mi raccomando. Dove va su supercar, sai, kit? Se, lui è l'uomo dai 10.000 km al mese, quindi lui supercar ce l'ha la supercar. Ce l'ha già, insomma, ci parla anche. Insomma. Ciao a lui sa. Allora, adesso prima di parlare invece delle uscite cinematografiche del cinema, dobbiamo testare, abbiamo testato attraverso il quiz, certo, il livello culturale cinematografico di Federica. Attenzione. Allora, Federica, tu vuoi sapere il risultato? Qual è il tuo punteggio? Certo. Allora, te lo dico schiettamente perché non sei per niente un esperto di cinema. Per te il capolavoro è Barbie, Raperonzolo e Gli Amici del Sottobosco. Aiuto. Compito è... Guarda un sacco di film, passa da blockbuster, se ce ne trovi uno aperto, non esistono più, per questo te lo dico. Di tutto quello che trovo. E soprattutto guardati il Titanic e mettiti a contare tutti i bicchieri che ci sono. Va bene, okay? Sarà fatto. Poi ritorniamo e mi rifatto. Esatto, mi raccomando. E no, alla povero DiCaprio, alla Kate Winslet, di lasciare un po' di spazio sulla zattera, che lui ci stava. Anche secondo me allora, ci stava, solo ecco, che volevano per forza farlo morire. Allora lei voleva stare comoda, sai, ti metti diagonale come nel letto, apro una piccola polemica su come si posizionano nel letto a volte le donne. Vabbè, comunque, effettivamente, sì, il risultato del quiz è
è veritiero, perché Epis, che ci ha portato una notizia, dice: Batman contro Superman, chi sono? Chi sono? Cioè, allora, se tu non hai mai visto Superman in vita tua, Federica, allora bisogna rimediare. Allora, perché giustamente ci ha portato una notizia, no? Sì, una notiziona, veramente sono restata, quando l'ho letta, molto incuriosita, perché Joaquin Phoenix sarà Lex Luthor in Batman contro Superman. Chi è Joaquin Phoenix? Io lo so, tu sai chi è? Ma io mi sono un po' informata, perché lì per lì non c'ero arrivata, però pensando al gladiatore era, se non sbaglio, comodo con quegli occhi... Vedi, lei c'ha gusto per gli uomini belli, vedi? Glaciali. Allora, questa news, Federica, quindi potrebbe essere lui il papabile Lex Luthor, al 90% lo danno al 90%, quindi ci crediamo. Allora crediamoci, e allora parliamo di cinema, perché insomma sono 7 film usciti questo fine settimana, però chiaramente noi ne abbiamo selezionati soltanto 3, di cui ve ne consigliamo comunque 2, perché insomma dagli Stati Uniti arrivano 4 titoli belli importanti, ma noi ne abbiamo scelti giusto 2, perché il tempo stringe. Uno di tutti è Hercules, la leggenda a inizio, che poi in realtà poi è il primo di una lunga serie su quello che è la filmografia di Hercules, che uscirà nel 2014. Questo è il primo della serie che inaugura un po' il trend mitologico di questa annata cinematografica. Ora, cosa c'è da dire di Hercules? Intanto c'è da dire una cosa, che l'attore è quel bel ragazzo che faceva una parte in Twilight, era il fratello il cognato di Bella, per esempio, il cognato, no? Sì. Il cognato, quello bello, alto, grosso, per intenderci, e lui. Vi devo dire che questo film è molto carino, molto particolare. Intanto è uscito sia in 3D che in 2D. È molto carino per un semplice motivo: perché sfrutta la tendenza della nuova cinematografia di genere, in questo caso, che è quella della graphic novel, no? Quella che ha reso famoso 300, gli Spartani. Adesso uscirà 300, l'alba di un impero, tra qualche settimana. E soprattutto riprende anche un po' Spartacus, la serie che è andata su Sky per diverso tempo. Certo. Alle varie serie. E quindi le scene di lotta sono quelle. Poi ci fa vedere un Hercules molto particolare. Ci fa vedere un Hercules intanto umano, cioè non ancora cosciente di essere il figlio di Zeus. Quindi lui cosa fa? Viene bandito da suo padre re, diciamo carnale, in terra, non da Zeus, perché ha due figli, lui è il secondogenito, quindi viene bandito dal padre, dal suo re. E cosa succede? Che viene catturato come uno schiavo, viene marchiato a pelle e viene venduto come guerriero gladiatore. Sì. Ok, quindi c'è tutto il percorso, diciamo, anche di sacrificio, di lotta interiore, perché poi lui, tra le altre cose, ama una bella principessa di turno che, guarda caso, se la vuole sposare il fratellastro. E guarda caso. Si mette di mezzo, è sempre così, no? Vicenda la Beautiful, devo dire. Vicenda la Beautiful, ma è un film molto molto bello, molto gradevole. Ora, il mio consiglio è di andare al cinema, perché spendete sicuramente 7, 8, 9, 10, 11 euro se lo vedete in 3D, spese bene. Passate un paio di ore senza pensare a niente e buonanotte ai suonatori. Si diceva così. E allora vi proponiamo direttamente qua sulle frequenze di Radio Padania Libera la clip del film Movie Time, la magia del cinema. In attesa del controllo incrociato per ottimizzazione sala. Configurare schermo personalizzato. Campo visivo al massimo. Accendere il rivoluzionario sistema di proiezione. Nitidezza immagini perfezionata. Calibrare potente sistema audio. Audio ad allineamento laser perfezionato. Preparare gli spettatori per il massimo effetto. Spettatori pronti per immersione totale. L'esperienza cinematografica più coinvolgente del mondo inizia. Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Ora. Due casate sarà colmato quando il mio erede, Ificle, prenderà in moglie la principessa di Creta. Cosa? Mia madre fece dono di questo a mio padre.
voglio che lo prenda tu. Mi sembra di capire che hai dei problemi con gli accordi che abbiamo preso. Partirai per l'Egitto domani. Ti auguro infinite vittorie sul campo di battaglia, fratello. Perché se farai ritorno, ti ucciderò. Il tuo destino ti porterà lontano dall'amore, più di quanto tu immagini. Da domani Hercules sarà solo un ricordo sbiadito. Non posso più sopportarlo. So cosa mi aspetta. No, non lo sapete. Non mi fermerò finché non avrò rivisto la principessa. Stanotte combatteremo per le nostre vite! Come puoi offrire la salvezza a questa gente? Se non puoi salvare neanche te stesso. Dov'è la tua forza ora, semidio? Hercules, tu sei il figlio di Zeus. Accetta tuo padre e scoprirai di avere poteri che neanche immagini. Un uomo è giunto sulle nostre coste! Ecco a voi Hercules! Non mi fermerò finché non avrò riportato la principessa e vendicato i miei fedeli amici. Hercules, tu sei il figlio di Zeus. Abbraccia il culto di tuo padre e scoprirai poteri che mai avresti immaginato. Stanotte combatteremo per le nostre vite! Puoi offrire la salvezza a questa gente? Quando non puoi neanche salvare te stesso. Dov'è la tua forza adesso, semidio? Strapazzarti troppo. Ascoltate Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Vive il cinema, andate al cinema, ve lo dice una voce importante. Ciao. Ciao Vincenzo, finalmente sei tornato.
Hey Brothers, ABC, Movie Time, la magia del cinema in compagnia di Federica e di Danilo Caravà. Federica Epis, chiaramente, è la voce che sentite, quella di Vincent De Maio. La cosa strana è perché Federica continua ad essere una sorpresa. Dice, bellissima questa canzone, è la prima volta che la sento. Federica, ma dove vivi? Capisco che ora ti muovi... È in campagna. Ho capito, però la radio arriva anche lì. Cioè, questa canzone è da un anno in classifica. Cioè, è uscita quasi a marzo dell'anno scorso. E da lì non si è più schiodata, è ancora una delle più suonate in tutto il mondo, ok? Ed è bello questa cosa, così, questo stupore di Federica, dice bella questa canzone, è la prima volta che la sento. Ma Federica, sai Vincent, come si suol dire, come va di moda a dire, io su queste cose sono un po' nerd, a me piacciono i Beatles, quelle cose vecchie, tutti quelli morti, su quelli tutti morti mi trovi preparata, su questi qua nuovi non ascolto. Ma sei dell'84, sei, ma dai, come fanno a piacerti i Beatles? Oh mamma mia, va bene, comunque ci sta. A proposito, Danilo è abbastanza incacchiato con i tuoi amici su Facebook. No, devo fare assolutamente un appunto, perché mi ha scritto, anzi ha scritto prima di domani, però Danilo, Elga che ha detto, allora, suo commento è stato acceso, appena ha concluso il tipo che parla come un saggio e fa venire sonno. Ah, io farei venire sonno. Ascolta, Elga, però ti ha fatto un complimento. Segno, No, ma guarda, no, che ti ha fatto un complimento, sì, che parla come un saggio. Ah, lui, è vero, la prima lui parte. Danilo, sì, è veramente il saggio della montagna. È la Treccani, sì, con le braccia e le gambe camminante. Cioè, Treccani, Danilo è veramente un saggio. Quindi è un complimento. Vabbè, dai, la prendo come complimento e diciamo che sono un ansiolitico, visto che faccio dormire, sai, magari se ha problemi di insonnia ti do anche una mia registrazione. E così Elga. Così. Facciamolo un saluto a Elga, che è una mia amica, una gravissima ragazza, tra l'altro viene da un posto stupendo, che è Montisola, l'isola più grande, l'isola Augusta più grande. Ma Elga, io scherzo, vabbè. Elga, la conosciamo, dai. Montisola. Ciao Elga. Quando ci sarà la festa dei fiori, se ci inviti veniamo molto volentieri, lo sai, no? Che c'è la festa dei fiori. Isola? Sì, certo. Sei sicura che è una tua amica? Sì. No, va bene. Sì. Allora ci vediamo alla festa dei fiori. Ok, d'accordo. Allora ci portiamo il sacco a pelo. Festa dei fiori. Io faccio dormire. Danilo, festa dei fiori, 1969. Flower power. Vogliamoci tutti bene. Peace and love. Cioè, facciamo la nuova Woodstock in quel di. Vabbè. Danilo, parliamo di un film. Facciamo, fai il serio per favore, perché adesso di saggio non c'è niente. Parliamo invece di questo film bellissimo, strepitoso, candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior attore protagonista. Insomma, ragazzi, Matthew McConaughey, che ha perso 20 kg per fare questa parte. Grande prova attorale. Danilo, visto il film per noi, il titolo è Dallas Buyers Club. Sì, questo film, come ci hai ricordato Vincent, che è candidato meritatamente agli Oscar e sicuramente qualcuno, prima di tutto l'Oscar per il miglior attore, è ben meritato e sarà ben meritato e quasi sicuramente andrà al protagonista. Il film si svolge nell'86 in Texas e racconta una storia realmente accaduta del rude texano Ron Woodruff, che conduce una vita sregolata a base di alcol, droga e sesso e si ritrova, ahimè, a un certo punto malato di AIDS e addirittura gli viene diagnosticato solo un mese di vita una volta che l'AIDS diventa conclamato, ma quest'uomo non si rassegna, diciamo, a questa sentenza di morte che gli viene data dai medici e trova dei metodi alternativi per curarsi, anzi diventa uno promotore e porta avanti una battaglia per introdurre determinati farmaci appunto per la cura dell'AIDS. Addirittura lui, che era omofobo e quant'altro, insomma, farà un'amicizia con questo trans, grande interpretazione anche di Jared Leto, appunto, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. È una bella lotta tra Christian Bale, che è ingrassato 20 kg per American Hustle. Lui è dimagrito 20 kg, cioè. Poi Christian Bale ha fatto su avanti e indietro, insomma, nella bilancia per i vari ruoli si faranno a botte con Leonardo DiCaprio, perché è candidato all'Oscar come miglior attore, anche lui protagonista. Se le daranno tanto, di santa ragione, lo candidano ogni anno, poi non glielo danno. Quindi mettiti il cuore in pace, Leonardo DiCaprio, affonda col Titanic, perché quest'anno non c'è trippa per gatti neanche per te. Mi dispiace, perché mi sei simpatico. Infatti, vorrei solo concludere con una battuta che credo che, insomma, potremmo utilizzare anche noi un po' come motto ispiratore per la rubrica: è Dare to Live, osa vivere. Bella questa qua, mi piace. Una curiosità sull'attore Matthew McConaughey, perché come appunto ha dimagrito quasi 20 kg, e allora cosa ha fatto? Non vedeva l'ora, una volta ultimate le riprese, di mangiare un bel succulento hamburger gigante. Infatti è andato nel primo Burger King che ha trovato nella sua zona e dice: lo voglio 70% carne,
è 30% grasso, con tre tipi di formaggio diversi e burro spalmato sulle due metà del panino, tostato e grigliato. Ah, però. Così lo voglio. Così incazzato gliel'ha detto, eh. La tipa si è spaventata e gliene ha dati due. Due, è ingrassato di 20 kg. 20 kg, peccato, con un panino. Sì, cioè, l'hanno ricoverato però. Dai, ascoltiamoci il trailer di questo meraviglioso film. Perfetto, davvero. È risultato positivo all'HIV. Signor Woodruff, riteniamo che lei abbia ancora all'incirca 30 giorni di vita. Ho una notizia da darvi. Non c'è nulla al mondo che possa far fuori il sottoscritto in 30 giorni. Stanno sperimentando dei nuovi farmaci e so che questo ospedale partecipa al progetto. Ne ho bisogno. Non funziona in questo modo, signor Woodruff. Dove sta andando? In Messico hanno ottimi farmaci. Migliori di quelli che puoi trovare negli Stati Uniti. La trovo bene. In effetti sono una meraviglia. Ci si può fare una fortuna. Parliamo di distribuzione. Niente da dichiarare? Padre? No, signore, nada. Si rende conto che importare farmaci illegali per rivenderli è un reato molto grave? Non sono illegali, semplicemente non approvati. Ti stavo cercando, stella solitaria. Sto meglio, così ci tenevo a ringraziarti. Tesoro, se non hai soldi o clienti per me, ho molto da fare. Ce l'hai per altri 20 di noi? Benvenuti al Dallas Buyers Club. Sta curando queste persone? No, si curano da sole. Ronnie! Abbiamo due nuovi clienti. Tu chiamami un'altra volta, Ronnie. E con questa ti regalo il cambio di sesso che desideri da una vita. Ciao. TJ, ti presento Rayon. Dagli la mano, dagli la mano. Se ti prendi l'HIV è per sempre. Se seguirete la cura che vi propongo, vivrete più a lungo. E ve la godrete anche la vita. Questo mandato ci autorizza a sequestrare medicinali a fini non autorizzati. Lei è solo uno spacciatore come tanti. Break with the rest of them. Rayon! Un conto è che tu non piaci a me. Ma perché non provi a volerti un po' di bene? Signor Woodruff, che cosa sta facendo? La gente sta morendo. E io vi romperò i coglioni finché non sarò sottoterra. È il più ricercato d'America! Even the best of them. In principio era come un sospiro. Una promessa. La più leggera delle brezze che danza sulle urla di morte di 300 uomini. Un vento, fratelli miei, di sacrificio. Un vento di libertà. Un vento di giustizia. Un vento di vendetta. Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Ehi, non mi vorrai mica spegnere. No, dai. Allora,
Shut up abbiamo capito, cioè sappiamo che vuol dire stai zitto in inglese. Però il titolo di questa nuova canzone dei Capital Cities è Canguro, che non so che cosa voglia dire. Canguro nel senso canguro? No, non può essere il canguro animale. Però shut up l'abbiamo capito. Ma noi non possiamo shut up, perché il nostro mestiere è quello di parlare. Questa è Radio Padania Libera, quindi in una radio che si fa a fede, si chiacchiera. Si chiacchiera, ma soprattutto... E si cerca di tenere compagnia, insomma, a tutti gli amici che magari in questo momento stanno lavorando. Sì. Perché no? Oppure stanno facendo i mestieri in casa. Oppure magari stanno facendo l'amore, perché noi, lo sa, Danilo e gli amici... Dici che teniamo la compagnia anche per... Assolutamente anche sì. Infatti, Danilo lo può testimoniare. Ares, insomma, abbiamo avuto più... Che onore. Più testimonianze. Più testimonianze che addirittura abbiamo... Abbiamo stimolato. Sì. Fate un buon lavoro, ragazzi. Sì. Sugli altri, diciamo, lo facciamo. Sì. Oh, mamma. Però intanto... Sì. Per me che sono qui, diciamo che mi state un po' facendo appassionare al cinema e anche a questa nuova musica. Sai, ho trovato una notizia che sicuramente ti interessa, Vincent. Hugh Jackman, che sicuramente... Lo amo. Tutte le signorine come me apprezzeranno, anche non solo per la bravura quale attore, ma anche per la bellezza. È molto carino, diciamo la verità. No, diciamo proprio che è un bel figo. Oh. Hai detto tu, no? L'ho detto io. L'ho detto io, ma scusami, ma anche perché un po' gli assomiglio, cioè... Con, c'è stato sicuro? Un sì, fidati, sì. Testimoni, ci sono dei testimoni. Danilo può testimoniare. Ma io testimonio sempre. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, insomma, l'ha visto. È vero. Voi due ve la raccontate davvero un po' spesso. Ma è stato il mio regista in teatro per tanti anni, dai. Ci conosciamo. No, mi interessa questa notizia di Federica, perché poi è bello, e questa è la nostra mission, appassionare, far venire voglia di andare al cinema. Sì, regalare l'acquolina in bocca. Questa notizia dice che Hugh Jackman sarà Barba Nera in Pan, il film su Peter Pan, che si intitola solo così Pan, Pan di Joe Wright. Io però devo dire la verità, quando ho letto questo Barba Nera, sai a chi ho pensato subito? Al Capitano Uncino. Però poi pensandoci e leggendo poi il proseguo della notizia, mi sono accorta che non è proprio la stessa persona. Non è la stessa cosa, diciamo che ci sono due personaggi, due cattivi, insomma, noi siamo abituati a immaginare anche dal cartone animato. Due sono. Lo stupido, come può essere, lo stupido tra virgolette, come Don Chisciotte e Sancho Panza, cioè Capitano Uncino e Spugna. Capitano Uncino che sembra uscito dalla casa di moda di Gautier, di Jean-Paul Gaultier, no? Sì, un po' così. Tutto boccolato, infatti, insomma, un po'. E Spugna, che è il suo alter ego, diciamo. E scopriamo anche la presenza di Barba Nera. Adesso anche la presenza di Barba Nera. Ma sono curioso. Anche un personaggio mitico, un pirata che peraltro tu hai interpretato, insomma. Modestamente, hai dato forma. Ho dato forma, umana, insomma, al cattivo malvagio. Al uno villain, dei cattivi più cattivi che si possa immaginare. Su un testo scritto da Danilo Caravà. Diciamolo pure. Bene, sono curioso. Sì. Il personaggio, comunque, Hugh Jackman ci ha abituati con Wolverine, insomma, ci ha abituati anche a delle bellissime interpretazioni. L'ultimo film, Prisoners. Tra altre cose, credo che sia stato candidato agli Oscar come qualcosa, sì, come fotografia o qualcosa. Quindi un film che merita. Anche lui, e allora, siccome siamo in chiusura, sì, al volo dobbiamo correre. Guarda, c'ho il fiatone. Mamma mia. C'ho l'ultimo quiz da fare a Federica prima di salutarla. Spara. No, la cosa strana che mi incuriosiva di Federica è che lei è partita veramente all'1:30 col treno, i mezzi da Orzinuove, è arrivata alle 3:30 a Milano, cioè 3 ore. Ma tu lo sai che se prendi fai prima ad arrivare quasi non dico tanto, ma a Londra in 1:30 ci arrivi, sei tipo la linea rossa che si vede nei film di Indiana Jones. Esatto. Che Orzinuove è un posto delizioso, come vi ho spiegato, però capito. È lontano dall'autostrada, lontano dal treno, allora per andare a Chiari a prendere il treno, venire a Milano, ma prendere la metro, fare pure cambio dalla verde alla gialla, insomma, secondo me, Federica, se prendevi il TS facevi prima. E dice che cos'è, sta facendo così con la mano, cos'è il TS? Tacchi e suole, Fede, tacchi e suole. Allora, l'ultimo quiz perché siamo in chiusura. Facebook, parliamo di Facebook, perché io ti ho scoperta da Facebook, quindi la tua scheda l'abbiamo presa da lì, che ormai più che un sito questo Facebook sta diventando una malattia, no? Ormai è diventato il social network più famoso al mondo. Tu pensa, lo sapevi che c'è anche Zio Paperone, l'Uomo Nero e tanti altri personaggi? Tutti su Facebook? Sì. Barba Nera, pensa che sono anche... Adesso lo cerchiamo. Ho chiesto l'amicizia anche loro, sono miei amici, se vai a vedere il mio profilo. Allora, quando ti alzi la mattina, qual è la prima cosa che fai? Controlli chi ti ha taggato su Facebook durante la notte? Ti gratti? Non ho mai dormito, sono stata tutto il giorno su Facebook. Ma io mi chiedo come fai a sapere che io alla mattina la prima cosa che faccio è guardare Facebook. Hai visto? Allora è la prima. Col telefonino, subito. Hai appena conosciuto un bel ragazzo, cos'è la prima cosa che gli chiedi? Ce l'hai Facebook?
mi sei piaciuto fin da subito, non ti ho mai visto su Facebook, ma mi è impossibile conoscere nuove persone, sono un amico di tutto il mondo e sono su Facebook. Per ridere, però quella giusta per me è la terza, visto che migliaia di amici non li trovo più. Cos'è Facebook per te? È la mia passione, è il posto del mio riparo, dove ho i problemi esistenziali della mia vita e lì trovo coraggio. È un amico che non mi lascia mai sola. È un sito dove farsi i fatti degli altri, è un sito dove conoscere bei ragazzi. Ma dai, facciamo che è un sito per conoscere bei ragazzi. Così bene, così ci piace, così ci piaci. Allora, il risultato è, riesci ancora a stare al massimo di 3 ore, non di più, su Facebook. Allora, la cura è cancellati da un gruppo al giorno, iscriviti ai facebookiani anonimi ed evita le tag. Forse ne uscirai viva, cara Fede. Da domani non ti voglio... Oh. Ma faccio questo effetto, al gruppo, sembra davvero così drogata di Facebook. Siamo i saluti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. È stato un piacere. Ciao Federica, ciao Danilo, ciao, grazie. Ciao a tutti. Mamma mia, siamo in ritardissimo. È tardi. Come è tardi. Bianconiglio. Ma tardi, veramente? Tardi, sì. Mamma, corriamo allora, perché sennò... Alice ti aspetta. Alice no, ci aspetta. nella tana del Bianconiglio. No, ci aspetta Federica, anzi no, Federica rimane qua con noi, dai, ancora un attimino. Ciao Fede. Ciao, grazie a tutti. Avete ascoltato Movie Time.